Ciao belli di mamma e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò del nerd gigante, visto che è uno dei problemi più diffusi sul nostro gioco preferito, Monster Hunter World. Beh, cosa dire? Come potete vedere dall'immagine, il nerd gigante è molto debole al tuono, al fulmine, quindi vi consiglio di portare una spada con l'elemento tuono. E come potete vedere lo troverete sempre in zona 14, eccolo qua. Beh, ovviamente il consiglio più facile è farlo in compagnia, o anche mandando una richiesta SOS. Ma se proprio non ci riuscite, non avete l'online, non avete niente, vi dovete attaccare e farvi aiutare dal gattino. Come potete vedere è molto violento e molto aggressivo come mostro, ma per fortuna non ha nessun status particolare, quindi non spara fuoco, non spara fulmini, non spara veleno, almeno questo. Quindi dovete avere una grande difesa fisica per l'armatura e dovete stare attenti a soprattutto a tre attacchi: la schienata, che vi può stordire, anche la zampata, che questa vi può shottare, e la zampata in aria, che anche questa vi può shottare se non avete una buona difesa o poca vita. Come potete vedere i danni sono molti, quindi vi consiglio di portare più pozioni possibili e aumentare a più non posso la difesa fisica. Portatevi delle bombe quando ci sarà la fase sogni d'oro del mostro e non fate come questo coglione che mi ha fatto esplodere la bomba. E niente trappole perché ci balla proprio sopra il mostro. Quindi dovete fare anche attenzione, oltre al mostro, anche all'ambiente, perché nella sua fase finale combatteremo dentro la sua tana e dovrete stare attenti alle pietre che possono cadere dal soffitto. Adesso i danni a me non sono molto elevati, però a un livello inferiore fanno molto male, vi posso assicurare, mi hanno fatto molto male in passato, adesso per fortuna sono abbastanza livellato e va bene. Comunque non è un nemico veramente fortissimo, si può fare, tranquilli. Quindi portatevi se potete un'arma con attributo fulmine. Io vi consiglio un'arma molto veloce, così da poter schivare tutti i suoi attacchi molto violenti. Ottima difesa fisica, quindi fatevi un'armatura, un set di armatura, perdete un po' di tempo per farvi un set d'armatura con una difesa fisica molto elevata, lasciando stare i vari elementi, fuoco, fulmine, eccetera. Ed essere veloci e studiarvelo, ovviamente, come ogni mostro di Monster Hunter dovete studiarvelo. Se non ci riuscirete la prima o la seconda volta, non preoccupatevi perché è un mostro abbastanza tostino per i novizi, ma comunque non è niente di difficile. Almeno questo non è difficile, quello che verrà dopo è molto più tosto. Ah, chi si blocca sul nerd gigante è un cacciatore. Di merda!